Un cordiale benvenuti dalla redazione giornalistica di Calabria Reportage. Cosenza, incendiata auto sindaco e vice sindaco. Hanno incendiato le auto del sindaco e del vice sindaco di Marano Marchesato ed inviato a loro e ad un assessore una lettera di minacce per chiedere l'assunzione di 5 persone. Con questa accusa, 3 persone, Domenico Mignolo 27 anni, Alberto Ruffolo 25 e Alberto Novello 22, sono state arrestate dai carabinieri del reparto operativo e della compagnia di Cosenza. Il loro obiettivo, hanno riferito gli investigatori, è fallito per il netto rifiuto opposto dalle persone offese. San Ferdinando, abbattuta baraccopoli migranti. È stata abbattuta a San Ferdinando la baraccopoli nata vicino alla tendopoli, allestita dalla Protezione Civile per dare accoglienza ai migranti impegnati nella raccolta degli agrumi nella piana di Gioia Tauro. Si tratta di piccole baracche che erano state realizzate abusivamente dai migranti che non erano riusciti a trovare posto nelle tende. La tendopoli verrà messa poi a norma, igienizzata e affidata alla gestione del volontariato e della parrocchia. Crotone, 2 furgoni in fiamme. Un incendio ha interessato la notte scorsa a Isola Capo Rizzuto 2 furgoni adibiti a trasporto di pasti preconfezionati. L'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone ha limitato i danni ad uno dei 2 furgoni, consentendo lo spegnimento immediato dell'incendio. Il denso fumo sprigionatosi dal rogo ha invaso le abitazioni vicine. Le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'incendio. Vibo Valencia, calciatore condannato per rapina. Un calciatore della squadra della Serrese, che milita nel campionato di promozione, è stato arrestato dalla squadra mobile di Vibo Valencia perché deve scontare una condanna a 3 anni e 5 mesi di reclusione per rapine e lesioni aggravate. Mariano Giugioloni, di 25 anni, di Vibo, è stato ritenuto responsabile di una rapina compiuta nel 2009 a Genova. È stato rintracciato dalla polizia in un'abitazione di Serra San Bruno. San Ferdinando, nominato commissario al comune. Si tratta di Cosimo Adistani, viceprefetto vicario. La nomina, è detto in un comunicato della prefettura, si è resa necessaria a seguito dell'esecuzione del provvedimento di fermo emesso dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria a carico del sindaco e del vice sindaco del centro della piana di Gioia Tauro. Platì, armi associazione mafiosa, arrestato boss Domenico Barbaro. I carabinieri di Platì hanno arrestato, a seguito del parziale rigetto del ricorso per Cassazione contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Milano, Domenico Barbaro, 77 anni, ritenuto responsabile di associazione a delinquere di tipo mafioso, detenzione aggravata di armi da guerra e ricettazione. Barbaro era stato scarcerato per decorrenza dei termini, nell'ottobre 2013. Era considerato ai vertici dell''ndrangheta in Lombardia. Questa era l'ultima notizia curata da Calabria Reportage. L'informazione torna domani.